chi sarà il capo del PDL che si presenta alle elezioni? Quando saranno? Berlusconi o Alfano? Berlusconi, Alfano o un terzo, direi. Chi sarebbe sto terzo? Perché mi hai fatto venire la curiosità. No, questo è... Che gusto c'è, se no. Ma non lo so, cioè, un terzo può essere anche uno che non viene dal Popolo della Libertà, che non viene da quel partito, che viene da fuori, potrebbe essere qualcuno che viene da fuori. Lega, Bossi ce la fa a tenerla unita o si sfascia tutto? La Lega rimane unita. La Lega rimane unita perché ha un principio di unità. Perderà pezzi, ma la Lega del dopo Bossi, stiamo parlando, rimane unita. La Lega dopo Bossi è Maroni o qua? Maroni, direi. PD, Bersani rimane o qualcuno gli fa la festa? Ma Bersani è ancora molto forte. Certo, il PD è il partito più misterioso di questa crisi, nel senso che il PD è entrato nella stagione finale del governo Berlusconi avendo tutti i sondaggi che lo davano sopra di 10 o 15 punti a qualsiasi combinazione avesse all'opposizione con la leadership di Bersani, e ha preferito che le cose si mettessero nel modo di cui abbiamo parlato tutta la sera. Casini e Terzo Polo. Casini e Terzo Polo sono i più forti in questo momento, nel senso che i veri registi alle elezioni, io penso, scusa, l'ho detto e lo ridico, secondo me le elezioni sono delle partite dove si giocano fra centrodestra o centrosinistra. Di quelli sappiamo esattamente cosa vogliono fare.